Allora, qui a Hot Corner, a Bari, tac, chi spunta? Maria Chiara Giannetta, come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene, tutto bene. Mi posso appoggiare? Mi accomodo? Sì, sì, qui puoi sbracarti, è l'angolo dello sbraco. Senti, allora, qui a Bari sei venuta per raccontare il set, insomma, l'emozione anche di essere stato su quel set lì, ci vuoi dire qualcosa? Sì, abbiamo... Perché poi, insomma, non è solo televisione, quello è un pezzo quasi di, no? Sociologia italiana. Ma Don Matteo? Don Matteo è un pezzo sì, di... Sì. Noi cioè, abbiamo iniziato, io ho iniziato 3 anni fa e devo dire che c'è stato in quel momento anche un cambio a livello tecnico, cambiarono direttore della fotografia, regia, attori e in qualche modo hanno cercato anche visivamente un po' di rinnovarlo. Detto questo, Don Matteo resta anche a livello di narrazione una serie, una fiction. Sì, che puoi chiamarla andare... esatto, sì. Sì, sì, perché cioè, poi la differenza è quella, è che Don Matteo puoi cambiare tutto quello che vuoi, sì. Ma funzionerà sempre all'interno di quel tipo di narrazione. È vero. Ma c'era soggezione all'inizio nell'entrare in un mondo comunque insomma del genere? Beh, sì, sì. Cioè dico, sì. Arrivo io, dici ma magari devo stare attento. Più che altro come... perché scegliere di fare una cosa del genere? Fai i provini, fai una trafila, ci credi poco, nel senso che erano lunghi i provini, non pensi mai che potessero prendermi per una serialità così lunga, comunque non avevo fatto niente, solo il centro sperimentale. Eppure quando è andata diventa improvvisamente. Quando è arrivata la chiamata che hai fatto? Ho detto cavolo, adesso devo fare però... la mia lista di pro e di contro, e quella dei pro era lunghissima. Era l'esperienza, il set, la tecnica che avevo potuto imparare, neofrassica era nella lista e quindi da lì ho fatto un'altra scuola dopo il centro, quella è stata per me un'altra scuola e rifare il 3° anno è come se si sta piano piano appianando un po' tutto quello che ho imparato. Senti, perché chi è la tua attrice mito, il tuo riferimento? Quella che c'ha la foto sul comodino? Sì, il poster. Il poster? di Monica Vitti, che purtroppo sono quei miti che dici non moriranno mai e poi ti rendi conto che succede, però effettivamente lei non morirà mai. Perché Monica Vitti? Cosa perché ti piace? Monica Vitti... Capisco, la domanda poi è insomma, perché Monica Vitti? Perché è Monica Vitti? Sì. Perché è Monica Vitti, cioè Monica Vitti ha, a parte il suo range di personaggi e di fruizione, per me Monica Vitti adesso poteva fare tranquillamente una serialità come i film, se ci fosse stata la televisione, sì, quella... perché poi era eclettica anche, no? Sì, tutto, da commedia, dramma, canto e un po' questa cosa della voce, del fatto che in accademia non l'avevano presa perché c'aveva questa voce polverosa, unica. E lei ci ha creduto, Monica Vitti è una che ci ha creduto fino in fondo, è quello che va... Vero, è vero, anche un esempio di determinazione. Senti Maria, che spettatrice sei tu invece? Io direi cinema onnivora. Da tutto, cioè dall'horror a... Tutto, anche quello che non mi piace, cioè nel senso da quello che non mi piace... Capisco tante cose, sì, tutto, guardo tutto. Ovviamente il tempo, ti rendi conto per la produzione, per la quantità di produzione che c'è adesso, che bisogna... Non riusciamo a starci dietro neanche noi addetti ai lavori, è pazzesco. Cioè, e sei sempre in ritardo. Nonostante, vabbè, quando lavoro ho difficoltà, però cerco di vedere almeno un film al giorno. L'ultima cosa che ti ha folgorato? Che hai detto? Folgorato, ecco, questa è stata la settimana dei miei ritardi, di quello che mi sono lasciata negli anni, Into the Wild. Sono stata tutta la mattinata molto male. Che film meraviglioso. Sì. E subito dopo ho visto Milk, con William Hurt tra l'altro, che alla fine fa quella scena pazzesca che esce di casa quando lui muore, quando Christopher McCandless, con Kristen Stewart, con Kristen Stewart meravigliosa anche lei, che ancora non era, prima di Twilight, un anno prima di Twilight. Sì, ma era giovanissima, credo subito dopo il film di Fincher, perché lì era piccola, però sì, comunque ha preso un ruolo con anche lei, Jena Malone che fa la sorella. Esatto. C'è Vince Vaughn, c'è la colonna sonora di Eddie Vedder. Sì, c'è bellissimo. Quindi quello, ecco. Quello è il cinema che ti piace? Beh sì, quello è il cinema. Se ti devo dire il cinema che mi piace, non ho scritto, fatto, commentato niente su questi Oscar perché, secondo me, sto aspettando il momento in cui Paul Thomas Anderson riceverà un riconoscimento, ma per fortuna non ha bisogno di riconoscimenti in realtà, perché lui fa cinema. Esatto, PTA non ha bisogno. Vizio di forma ti piace? Sì, però il mio preferito è The Master. The Master? Sì. Perfetto. Master, Punch Drunk Love, subito dopo. Quindi sei una PTA fan in un altro modo, grande. Sì. Punch Drunk Love è bellissimo. Allora, grazie mille per essere stata con noi all'Hot Corner. E mi hai fatto venire voglia di andare a rivedere Into the Wild. Sai che vado a rivedere Into the Wild. Andiamo, forse lo rivedo anch'io, dai.